Buon pomeriggio e benvenuti a Baku. Nel 2017 questo circuito è stato teatro di una delle gare più movimentate della storia recente, con polemiche sulla safety car, sorpassi all'ultimo istante e un podio storico per la Williams e Lance Stroll. Vediamo cosa succederà quest'anno. È ora del Gran Premio dell'Azerbaigian. Con 20 curve e una lunghezza di 6 km, il circuito cittadino di Baku, nel cuore della capitale dell'Azerbaigian, è un'autentica prova di resistenza, pazienza e precisione per qualsiasi pilota. Le curve a 90 gradi attraverso il settore 1 portano a uno scatto in salita all'inizio del giro della città vecchia, per poi entrare sul rettilineo record da 2,2 km a tutto gas attraverso il settore 3 verso il traguardo. Prima di partire, guardiamo la griglia della gara di oggi, dopo le fantastiche qualifiche di ieri. Ayrton Senna parte dalla pole position e Valtteri Bottas prende posto accanto a lui. E ora vediamo il resto della griglia. Russell, Perez, Verstappen, Norris, Theo Pourchaire, Albon, Sergeant, Leclerc, Ocon, il capitano, Sainz, Oscar Piastri, Magnussen, Tsunoda, De Vries, Gasly, Liam Lawson, Zhou, Hülkenberg e Lance Stroll chiude lo schieramento. È quasi il momento di accendere i motori, si scende in pista. Come sempre sono in compagnia di Davide Valsecchi. Sentiamo, cosa puoi dirci su Max Verstappen? Quella della scorsa gara è stata una splendida vittoria. Riusciranno a tenere il passo questo weekend? Non ci sono garanzie qui, ma senz'altro la prestazione della volta scorsa li ha resi più sicuri per quanto riguarda questa gara. Ok, il giro di formazione sta per cominciare qui nelle strade di Baku. Sospetto che i piloti oggi faranno molta attenzione alla sezione in salita e stretta situata vicino le vecchie mura della città, una parte del tracciato che richiede grande coraggio e precisione. Formano la griglia, i piloti sperano di poter effettuare una bella partenza e di portare a casa un po' di punti dalla gara di oggi. Gli ingegneri comunicano con i propri piloti in modo tale da confermare la strategia pianificata.
adesso concentriamoci per il resto della gara. Abbiamo ancora molta energia in riserva. Usa il sorpasso. L'uso del DRS sarà consentito da questo giro. Usalo nelle zone DRS se sei a meno di un secondo dall'auto davanti.
distacco dalla vettura che ti precede è 6,6 secondi. Seconda posizione, il distacco è 15,9 secondi, l'ultimo giro è stato 1,48,3.
dobbiamo accelerare. Usa il sorpasso per erogare più potenza. Ehi, stai bene? Spegni il motore e aspetta gli steward. È stato un brutto incidente. Dal tuo compagno avanti a te è 23,3 secondi. La vettura dietro di te ti sta raggiungendo, guadagna 5 decimi a giro. Stiamo avvicinando alla finestra del pit stop, monteremo gomme morbide. Ok, sei nella top 10.
Abbiamo bisogno di una nuova strategia di gara. Trovi diverse opzioni possibili su DMS. Dai un'occhiata. C'è una nuova strategia di gara disponibile su DMF. Dai un'occhiata. Preoccuparti per i danni, ma dobbiamo cambiare strategia di gara. Controlla il tuo DMS. Attenzione, attenzione. Ok, rallenta, rallenta. Delta negativo vuol dire che stai andando troppo veloce. Rallenta. Alcune informazioni su Perez. La vettura ha un grave problema, a quanto pare dovrà ritirarsi. Safety car in pista, è entrata la safety car. Raggiungi il gruppo, ma ricorda che devi mantenere positivo il tempo delta. Ci informano che gli ufficiali faranno entrare la safety car, dato l'aumento dei rischi in pista. È il momento buono per il pit stop. Rientra ai box alla fine di questo giro. Ci sono pronti per fare la propria magia sulla monoposto. Punteranno a registrare il tempo in pit più veloce possibile. Fai attenzione alle gomme adesso, devi finire la gara con il treno attuale. Riduci la velocità, il delta è troppo basso e rischiamo una penalità. Rallenta immediatamente. La safety car... Ayrton sta rientrando per la sosta.
sei al decimo posto. Davanti c'è Tsunoda. Il distacco dalla vettura davanti è 7,0 secondi. Monta gomme morbide e nuove. Piastri dietro. Accelera. L'auto dietro di te è a 2,0 secondi. Il distacco dalla prima è 17,9 secondi. Abbiamo effettuato tutte le soste a disposizione. Quella era l'ultima. Mancano 8 giri. Prepariamoci a riprendere la lotta. La safety car rientrerà durante questo giro. Quando gli avversari accelerano, ricorda che non puoi superare finché non viene esposta la bandiera verde. La safety car è in questo giro. Stiamo raggiungendo la vettura di fronte, ma dobbiamo anche tenere d'occhio le gomme. Non fare per l'incidente, può succedere. Mantieni la calma e controlla il DMF, c'è una nuova strategia di gara disponibile. Ok, d'accordo. Cos'è successo? Dimmi se stai bene. La batteria è carica, usa il sorpasso. Bandiera verde. Abbiamo un distacco dalla vettura davanti di 1,2. Dall'auto alle tue spalle 1,6 secondi.
DRS consentito, ripeto, DRS consentito. Abbiamo carburante a sufficienza per altri 5 giri. Thank you.
Abbiamo carburante a sufficienza per altri 4 giri. Stai bene? Spegni il motore, spegni il motore. Verso una posizione, siamo sotto di una. Incidente in pista, ma gli ufficiali non prevedono di far uscire la safety car per ora. Ma attenzione! Abbiamo carburante a sufficienza per altri 3 giri.
Tutto bene? È stato un brutto colpo. Per favore, confermaci che stai bene. Ok, gara finita. Fai attenzione alla macchina mentre entri. Una prestazione quasi impeccabile oggi, una vittoria grandiosa. Dimmi un po', Davide, cosa pensi sia stato il fattore decisivo per la vittoria di oggi? Oggi ha vinto chi ha dimostrato maggiore sicurezza in pista. La capacità di mantenere la calma, persino nei momenti di massima tensione, è stata fondamentale per capitalizzare gli errori degli altri piloti. Da lì alla vittoria, direi che il passo è stato breve. È stato un gran premio incredibile, con un finale mozzafiato. Posso solo immaginare l'emozione dei tre piloti sul podio. Oggi hanno compiuto un'impresa eccezionale. Vediamo cosa è cambiato nella classifica piloti. Il distacco in testa alla classifica si riduce dopo una gara difficile per il leader. Concentriamoci sulle prestazioni di oggi col nostro Davide Valsecchi. Chi sceglieresti come miglior pilota del giorno? Direi Ayrton Senna. Oggi era una spanna sopra gli altri ed è stato un piacere guardarlo. Ora vediamo la classifica costruttori. Il team del pilota proprietario passa in testa alla classifica. Oggi la scuderia Mercedes ha dato una prova di forza e ha risalito la classifica. E con questo si chiude un altro weekend di grande Formula 1, ma la stagione è ancora nel vivo, quindi non perdete le prossime gare.